Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai. Nella preghiera del Padre nostro noi diciamo: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gli sposi possono imparare a pregare anche così: Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano, perché l'amore quotidiano delle spose è il pane, il vero pane dell'anima, quello che li sostiene per andare avanti. È un'intuizione spiazzante quella di Papa Francesco che, fidanzati riuniti in Piazza San Pietro per la festa di San Valentino, resta impressa nel cuore. Le risposte alle domande che gli vengono poste sono i consigli utili per vivere il matrimonio, per costruire insieme la casa fondata sulla roccia dell'amore, su quel per sempre che umanamente fa spavento, ma che con l'aiuto di Dio diventa la porta della felicità. Parole importanti per i 25.000 fidanzati ai quali il Papa ha regalato un cuscinetto per le fedi. Laura e Davide sono insieme da 5 anni e mezzo, una scintilla scoccata alla GMG di Sydney. È stato un fidanzamento all'inizio molto difficile, perché noi siamo partiti, diciamo, con le nostre forze, così, insomma, con l'idea di potercela fare da soli in tutto e per tutto. Ci siamo scontrati con i nostri limiti, quindi ci siamo anche lasciati, abbiamo avuto diverse crisi, e però quando abbiamo toccato il fondo ci siamo aggrappati al Signore tutti e due. E con la preghiera abbiamo scoperto che, insomma, non siamo sole, anzi, che abbiamo in mezzo a noi un alleato potente, il più potente che possa esistere, e grazie a lui abbiamo ricostruito proprio di nuovo il nostro fidanzamento, che, insomma, speriamo di, insomma, coronare questo fidanzamento con il matrimonio. Pregare per moltiplicare l'amore, l'altro consiglio di Papa Francesco, che esorta ad abbracciare uno stile di vita fatto di scusa, grazie, permesso, perché l'altro è da considerare come un dono di Dio. Camminare insieme, dunque, come nei corsi per fidanzati che Angelo Bernabé e la moglie Adelaide tengono da 10 anni. Tante le sfide, soprattutto di fronte alle molte convivenze e alla precarietà della vita. Noi vediamo certamente un cambiamento dall'inizio alla fine di questo cammino. Intanto fanno per molti di loro la prima esperienza di comunità. Oggi i ragazzi che si avvicinano al sacramento del matrimonio sono spessissimo, o almeno così è nel nostro caso, spessissimo persone che per mille motivi si sono allontanati e riscoprono una vita, una spiritualità che non ricordavano o che forse non immaginavano nemmeno. La conclusione classica di questi nostri incontri è che alla fine ci si chieda di poter proseguire. Una strada che si costruisce perdonandosi e facendo spazio al Signore. Lui è il segreto della gioia piena che scalda il cuore. Il matrimonio è anche un lavoro di tutti i giorni. O potrei dire un lavoro artigianale, un lavoro di orfebreria. Perché il marito ha il compito di fare più donna alla moglie e la moglie ha il compito di fare più uomo al marito. Crescere anche in umanità, come uomo e come donna. Ma questo si fa fra voi. Questo si chiama crescere insieme.